Finisce 2-1 l'anticipo del Mancini tra Alma, Juventus Fano e Vastese al termine di un incontro a lungo controllato dai ragazzi di Mosconi che però hanno permesso a una Vastese indomita nel finale di tenere accese la speranza di agguantare il pari. Mosconi, senza Nappo squalificato, deve ancora fare a meno di Niang e preferisce Brunetti a Sergias, mentre Cornacchini deve fare i conti con l'assenza di Di Nardo, sostituito in avanti da Kiere Matang. Dirige Tropiano di Bari. La partenza della squadra di Mosconi è subito decisa e convinta e costringe la Vastese sulla difensiva. Dopo appena 5 minuti, prima tegola per Cornacchini con Kiere Matang, che deve abbandonare il campo per un fastidio fisico, sostituito da De Cerchio. L'Alma occupa in maniera stabile la metà campo avversaria e si affaccia in avanti una prima volta al settimo con la combinazione tra Zanni e Nappello, il cui piatto destro non impensierisce del giudice. La Vastese prova ad uscire al guscio, ma l'Alma mantiene il controllo del gioco e torna a rendersi pericolosa al quarto d'ora con un pallone messo in mezzo a Nappello che attraversa tutto lo specchio e la porta, con gli avanti Granata in ritardo per la deviazione sotto misura. La Vastese alleggerisce la pressione al ventesimo con Busetto, che si libera ai 25 metri per un destro forte ma centrale. Bizzini fa buona guardia. L'Alma continua a spingere, al 25esimo passa in vantaggio. Nappello dalla sinistra disegna una parabola perfetta per Schiaroli, che a centro aria stacca benissimo e di testa non lascia scampo del giudice, infilando il pallone nell'angolino per l'1-0. La reazione degli abruzzesi è poco convinta, mentre l'Alma torna a rendersi pericolosa subito dopo la mezz'ora con Brunetti, che calcia alto al termine di un'azione insistita degranata nell'area abruzzese. L'Alma comanda le operazioni, ma una fiammata ospite porta al 40esimo la Vastese vicinissima al pareggio, ma la deviazione in Acci, da pochi passi su cross basso a sinistra di Barcaglia, coglie la parte bassa della traversa rimbalzando al di qua della linea bianca con la difesa granata, che riesce poi ad allontanare dopo lo spavento. L'episodio fa prendere coraggio alla formazione abruzzese, che riesce a far arretrare l'Alma, che con Tomassini prima in riposo testa la concentrazione di Del Giudice con un forte destro angolato. Il portiere abruzzese è attento e respinge. Dopo l'intervallo i due tecnici non operano cambi e l'Alma riparte convinta alla caccia della rete e della sicurezza, ma la Vastese riesce a contenere con meno difficoltà, tentando anche di rispondere alle iniziative dei ragazzi di Mosconi, che approfittano di una ripartenza per mettere Broso nelle condizioni di liberare il destro rasoterra al 17esimo. Del Giudice si oppone ma non trattiene, sul pallone si fionda Nappello che viene messo giù dal portiere abruzzese. Tropiano, senza esitazioni, indica il dischetto e Broso dagli 11 metri non fallisce l'occasione del 2-0. La Vastese non ci sta, ma nel tentativo di recuperare il risultato si scopre alle ripartenze granata, che vanno vicini al terzo gol al 26esimo con Drolet, che con una bella azione personale riesce ad arrivare davanti a Del Giudice, che si salva di piede. Forse un po' stanca, l'Alma arreta troppo, permettendo alla Vastese di avanzare. Alla mezz'ora De Cerchio approfitta della libertà lasciata dai difensori di casa per controllare in area il pallone e infilare Bizzini con un diagonale per il 2-1, che riapre di fatto la gara. La Vastese ci crede e si riversa in avanti, costringendo i granata ad un finale di grande sofferenza, in cui i padroni di casa sciupano, in particolare con Drolet, un paio di ripartenze, ma contengono l'assalto finale della squadra di Cornacchini, che ci prova fino all'ultimo, ma al triplice fischio finale si deve arrendere a lasciare il Mancini battuta. Dopo la gara, ai nostri microfoni, i due tecnici analizzano così la partita. Sì, sofferenza ingiustificata, partita che doveva finire 4-5-0, dobbiamo chiuderla 3-0, 4-0. Dopo il calcio è quello, mezzo episodio ci hanno fatto gol, ritornato tutto in discussione. Siamo due ragazzi, Alle Crucci e Robertico e Brunetti con i crampi, allora uno fa le sostituzioni pure in base ai prospettive future. Dopo purtroppo è decaduto tutto quando ci hanno fatto i gol, è stata una corsa dopo ostacoli. Però anche questo è sofferenza, anche questo è vincere partite bene. È una partita vittoria sofferta da Fano contro una buona squadra, sono 3 punti. E pesantissimi, che valgono doppio. Adesso testa a termine, dobbiamo fare una grande partita fuori casa, ora che riportiamo i punti anche da fuori casa. Fano ha fatto una grande partita oggi, loro hanno passato metà campo al 44esimo quando non abbiamo fatto fallo noi, abbiamo rischiato anche di prendere gol. È assurda, non si può dopo un primo tempo del genere rischiare di appareggiare una partita così, non stava né in cielo né in terra. Poi secondo tempo siamo stati bravi, abbiamo chiusa la partita, abbiamo fatto il 2-0, dopo magari poteva finire tra virgolette in goleata, non siamo riusciti a capitalizzare l'occasione che ci abbiamo avuto e abbiamo sofferto fino alla fine. Però anche così il cuore, la voglia di portare a casa il risultato diventa ancora più bella. Però oggi penso che questa sofferenza è stata gratuita, però va bene, sono 3 punti belli, anche sofferti, però va bene così, siamo arrivati a 35 punti, è un gradino importante.
con tutti sotto quota del posto, perché questo va rimarcato, che nessuna squadra interregionale c'è sotto quota del posto, tranne Senigallia qualcuno, noi abbiamo tutti sotto quota del posto e questa adesso è una gratificazione per Fano e per noi. Il campionato mi sembra equilibrato, mi sembra che Fano abbia giocato un buon primo tempo, noi non benissimo al primo tempo, dopo siamo usciti fuori e siamo riusciti a tenere la partita sempre aperta, quindi da un certo punto di vista sono contento, ho visto quali sono le problematiche, ma mi ero già accorto. Però insomma dobbiamo lavorare e basta, dai. Noi dobbiamo lavorare e pensare, chiaramente si sapeva che qui a Fano era abbastanza complicata, però le partite non finiscono mai, quindi ci sta sempre. Poi probabilmente mi sembra che c'è stato un episodio di rigore con le mani, preso dalle mani a un giocatore del Fano, mi sembra. E non lo so, sai, poi può cambiare tutto.